Ma che bella idea addentrarsi all'interno di un labirinto alle 11:30 di un caldissimo giorno di settembre. Aiuto! Dove sono? Buongiorno viaggiatori! Oggi stiamo andando a visitare il castello di Donna Fugata, che più che un castello è una dimora di fine 800. È veramente bello e qui hanno girato alcuni film come Il Gattopardo e anche qualche episodio di Montalbano. Del castello si possono visitare solo 20 delle 120 stanze, poi è visitabile il parco che è molto molto grande e all'interno c'è anche un labirinto. Abbiamo scoperto che c'era un codice segreto nel ventaglio. A seconda di come lo muovevi, voleva dire qualcosa. Ad esempio, se si poggiava sulla guancia destra, voleva dire sì, sulla guancia sinistra no. E questo perché una volta le donne non potevano parlare più di tanto, non c'era libertà. E quindi avevano inventato questo linguaggio segreto. Pensate che il barone era un gran burlone, praticamente nel giardino si metteva a nascondere degli scherzi, ovvero tipo delle sedute dove usciva poi fuori un getto d'acqua, delle marionette che saltavano fuori nel momento meno opportuno spaventando appunto gli ospiti, e poi scavava anche delle finte tombe per spaventare le donzelle dell'epoca. Simpaticone. Dovete sapere che questo castello ha anche un labirinto. Questo è l'ingresso. Ora c'è da dire che l'altezza delle persone una volta era sicuramente inferiore a quella che è adesso. Io sono 1,93 m e vedo tranquillamente sopra le mura. L'ambra, poverina, non ci vede. Però la pappa. Però se salti, secondo me ci vedi. Ma che bellissima idea addentrarsi all'interno di un labirinto in un caldissimo giorno di fine agosto, inizio settembre, con 30 gradi e il sole che batte. Ai, aiuto! One eternity later. Ce l'abbiamo fatta, siamo usciti sudati ma salvi. Bene, abbiamo appena finito di visitare il castello di Donna Fugata e adesso ci spostiamo in zona Marzamemi, punta Capopassero, per visitare appunto quell'area lì. E ci spostiamo con la nostra Fiat 500, gentilmente offerta dallo sponsor Tinoleggio.it. Tinoleggio.it è un aggregatore di siti internet di noleggio auto, ovvero vi dà la possibilità di trovare il prezzo migliore appunto per noleggiare l'auto per le vostre vacanze, per il vostro viaggio. Alla Torre Scibini, è una torre del 1400 e serviva per segnalare l'arrivo di pirati. Faceva quindi parte di un complesso di torri che dovevano servire ad allertare la popolazione. Oggi purtroppo è in uno stato di completo abbandono ed è uno dei edifici più antichi di tutto il territorio. Per arrivare fino a qui non c'era alcun parcheggio, alcuna segnalazione, la strada era totalmente sterrata e a un certo punto c'era una sbarra che impediva il passaggio se non scavalcandola. Sembrava di entrare in proprietà privata di qualcuno, invece in realtà poi si arriva a questa torre che, insomma, è un sito, quindi c'è pure un cartello, vi faccio vedere, c'è pure un cartello lì, quindi in realtà è un sito pubblico turistico, però qui è tutto così abbandonato, tutto così lasciato
a se stesso, ma un peccato. Praticamente all'interno della torre c'è una botola che adesso è inservibile, serviva per portare appunto le vettovaglie e il cibo sopra, e in realtà non è possibile salire in nessuna maniera, nemmeno arrampicandosi, perché appunto non vi è alcuna scala, non vi è alcun appiglio, alcun modo per salire. Io avrei fatto volentieri volare il drone in questa zona per farvi vedere tutto quello che c'è qua attorno e la torre dall'alto eccetera, però purtroppo questa qui è una zona vietata dall'ENAC, di conseguenza io non volo dove è vietato. Siamo arrivati a Marzamemi ed è ora di pranzo. E dopo un pranzo veramente veramente buono, adesso andiamo a visitare Marzamemi. Marzamemi ha un nome particolare, da una parte si potrebbe significare piccolo porto, Memi vuol dire piccolo, oppure secondo un'altra diceria deriverebbe dall'arabo Marsalam, che significa baia delle torture. Chi lo sa? Siamo alla piazza centrale di Marzamemi, quella alle mie spalle è l'attuale chiesa, qui invece c'è l'antica tonnara, mentre invece qui c'è la vecchia chiesa che attualmente è sconsacrata. Ok, da Marzamemi è tutto, adesso ci spostiamo lungo la costa per andare a esplorare, sempre che ci riusciamo, due grotte. Allora, siamo arrivati alla grotta di Cala Farina. Scusate l'audio, ma il microfono è stato sostituito dal faretto per farci luce appunto all'interno della grotta. Si tratta di una grotta risalente al Mesolitico, ci abitavano qua dentro e appunto qui dentro sono stati effettuati diversi ritrovamenti molto interessanti. Secondo la leggenda qui dentro ci sarebbe un tesoro e ci sarebbero ancora le anime di coloro che lo sotterrarono a fare da guardia all'entrata. Quindi andiamo a cercare il tesoro. Qui hanno messo un cartello abbastanza appoggiato. Bene, ok, una grotta l'abbiamo vista, l'altra abbiamo rinunciato per un discorso di sicurezza che non volevamo appunto metterci nei guai. Ora andiamo a farci un bel tuffo nella spiaggia di Cala Farina, che è questa qui. E niente Ambra, cosa gli dobbiamo ricordare? Di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nostri video e come sempre tutti gli approfondimenti sul nostro blog scopriviaggiando.it. Ciao ragazzi, al prossimo video dalla Sicilia!